È una serata che comunque ormai è stata istituzionalizzata da parte dell'amministrazione comunale, perché ogni anno, appunto durante le festività natalizie, festeggiamo tutte quelle coppie che nel corso dell'anno hanno raggiunto le nozze d'oro, cioè i 50 anni di matrimonio. E quindi dopo la celebrazione della Santa Messa, la consegna di una targa ricordo a tutti quanti, a tutte le coppie. Chiaramente siamo adesso nel centro anziani, dove c'è un momento conviviale e quindi un po' di tempo di spensieratezza, considerato che i problemi sono tanti e quindi una serata di spensieratezza fa sicuramente bene. Nel 2015 le coppie sono 101, qua diciamo che c'è qualcosa in meno perché purtroppo parliamo di gente anziana, di gente che ha una certa età e gli acciacchi ad alcuni non hanno consentito di essere presenti. Però siamo comunque soddisfatti per la partecipazione, tutto si sta svolgendo in ordine, tutto tranquillo e quindi andiamo avanti. Per quanto riguarda gli anziani, sicuramente siccome li abbiamo considerati sin dal primo momento del nostro insediamento, l'abbiamo considerato una risorsa, non l'abbiamo considerato un peso, come purtroppo tanti pensano che siano, invece così non è, perché loro rappresentano la storia, le tradizioni, quindi una grande maturità che possono essere di insegnamento a quello che è la gioventù di oggi, nella speranza che recepiscono e che attuano poi i consigli che gli anziani danno. Per quanto riguarda più in generale, ormai siamo al consuntivo perché siamo alla fine della legislatura. Possiamo dire con soddisfazione e con un pizzico di orgoglio che abbiamo cercato di fare il massimo nel sociale. In un momento di grande difficoltà, in un momento di grande crisi economica che tutti quanti conoscono, però l'amministrazione comunale ha impegnato tante risorse, magari ha evitato anche di fare altri lavori, però nel sociale abbiamo investito tantissimo attraverso i piani di zona, abbiamo pensato ai disabili, abbiamo pensato sicuramente a quei ceti meno abbienti, abbiamo pensato a tutti coloro che proprio quotidianamente non riuscivano ad andare avanti con la famiglia, abbiamo pensato all'integrazione scolastica, all'assistenza domiciliare educativa, abbiamo pensato a mettere su dei centri di ascolto famiglia, dei centro antiviolenza, quindi abbiamo fatto tanto, sicuramente mi sfuggono altri servizi. Fra giorni consegneremo anche il nuovo centro diurno per disabili, che sarà sicuramente un fiore all'occhiello per Massafra. Quindi abbiamo veramente lavorato e fatto tanto. Con un pizzico di presunzione possiamo dire di essere soddisfatti. Ora è chiaro che toccherà poi ai cittadini dare un giudizio, con il proprio voto. Ma noi siamo fiduciosi perché la gente guarda, osserva, riesce a valutare e quindi poi a decidere, sicuramente a decidere nel senso giusto. Sicuramente è un augurio sentito, un augurio di un sereno Natale nella speranza che il prossimo anno sia un anno migliore di quello che ormai è alle nostre spalle. Quindi un augurio veramente di cuore a tutti i cittadini di Massafra e non solo di Massafra, ma tutti quelli che hanno la possibilità di ascoltarci.